Ciao Strini, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua per festeggiare, come detto dal titolo, i 2 anni del canale. Sì, sono già passati 2 anni, in realtà il 18 maggio erano passati 2 anni. Il 18 maggio del 2015 ho caricato il mio primo video, ovvero l'inizio della mia avventura. E poi da lì si è, diciamo, susseguita una serie di video portando sempre contenuti diversi, che forse hanno portato il mio canale ad essere uno di quei canali dove i video non hanno tante visual, ma qualunque contenuto porti fa sempre le stesse visual. Poi rispetto agli iscritti fa sempre le stesse. Se avessi portato probabilmente Minecraft dal giorno 1 al giorno 720, molto probabilmente ogni video di Minecraft farebbe 100.000 visual, ma se portassi un video di me che giro il fidget spinner farei 2.000 visual. Questo era per dare, diciamo, un infarinato a tutti coloro che dicono: ah, Sbushi, ma i tuoi video fanno anche 5.000 visual e c'hai 250.000 iscritti, fai cacare. Funziona così perché tu che guardi questo video magari non guardi Minecraft perché ti piacciono i vlog. Tu che guardi i vlog magari non guardi Call of Duty perché non ti piacciono le sparatutto. Tu che guardi Call of Duty magari non guardi minigame di Minecraft. Però tu che guardi minigame di Minecraft ti fa cacare i Pokémon, quindi non guardi la Pixelmon. Ci sei arrivato, vedo. Quindi magari non mi, diciamo, non ho bisogno, ma nemmeno voglia di fare tutti i video della serie principale, perché la serie principale è quello che caratterizza il mio canale e non è un'offesa tipo a Zanzo. Quindi, cioè, frenate subito i commenti. Era per dire che non era l'impostazione che volevo dare al canale sin dall'inizio. Vi chiederò scusa adesso e a fine video per l'assenza. Come sentite ancora la mia voce è un po' altalenante. Diciamo è stato un mesetto, un po' meno di un mese, però un po' di tempo di merda per me, la mia salute. Ma adesso sto bene, sto riprendendo abbastanza bene, velocemente, per modo di dire. E quindi in fondo al video vi spiegherò un po' cosa è successo. Adesso parliamo di una cosa, diciamo, ancora più importante, ovvero il canale. Diciamo, in questi 2 anni ho fatto una cosa che un po' tutti gli youtuber fanno, ovvero una, diciamo, una ricerca della propria identità su YouTube. Più che una ricerca, un'affermazione della propria identità. E anche una ricerca, questo l'ho fatto io, non so se lo fanno anche gli altri, una ricerca, diciamo, di una stabilità sia su YouTube, ma che vada poi, diciamo, ad impattare anche sulla mia vita, diciamo, al di fuori di YouTube. Quindi, diciamo, una stabilità in tutto. La stabilità, diciamo, inizialmente l'avevo trovata, era una stabilità, diciamo, bellissima, perché riuscivo a lavorare, riuscivo a fare video 2 al giorno, riuscivo ad uscire con gli amici, a farmi le mie vacanze, a sostenere alcuni miei hobby come la lotta ad esempio. E quindi avevo una totalità bellissima, perché avevo lo sport, gli hobby, YouTube e lo sport, il lavoro, gli amici e anche il lavoro su YouTube, perché 2.000 al giorno ne faccio uno adesso che non lavoro, figuriamoci quando lavoravo quanto poteva essere dura. Però, diciamo, negli anni tutto questo è andato un po' a scemare, nel senso che la mia stabilità è diventata più instabilità più che stabilità. Di conseguenza mi ha portato, diciamo, un po' al diciamo all'atteggiamento adesso un po' arrendevole, mentre ho trovato la mia identità. Sì, diciamo che ho capito che la mia identità su YouTube non deve essere legata a un gioco, non deve essere legata a un personaggio, ovvero non sono Sbushi quello che urla, non sono Sbushi quello che bestemmia, sono Sbushi, ma Sbushi nel senso di Stefano Bushi. Sbushi è anche un mio soprannome nella vita di tutti i giorni. Quando esco di casa vengo chiamato Sbushi da molte persone, ma non perché mi chiamo Sbushi su YouTube, perché mi chiamano così da quando ho 7 anni. Ma in tutto questo, diciamo che vi ho appena detto che il personaggio di Sbushi non esiste. Esiste Stefano Bushi su YouTube, come fuori, come dentro, come al di fuori di YouTube. Di conseguenza non ho dovuto nemmeno ricercare troppo, l'ho capito subito. Cosa sei nella vita? Una persona genuina, che non riesce a dire bugie, che non riesce a fingere. Perché dovrei fingere su YouTube e per YouTube? Se voglio urlare urlo, se non voglio urlare non urlo, è molto semplice. E questo è un esempio. Vedo persone che dentro YouTube sono dei mostri e poi le vedi fuori e sono completamente altre persone. E facendo tipo 2 calcoli mentali ti rendi conto che forse, se ad oggi fossero le persone che sono realmente su YouTube, non, diciamo, non sarebbero nemmeno troppo seguiti dalla loro utenza, magari da un'altra utenza, ma non dalla loro. Detto questo, non voglio fare dissing, non me ne frega proprio niente di fare dissing, ma parlavamo della mia stabilità. In questo periodo di mia assenza ho potuto riflettere su questa mia instabilità e ho deciso che devo riprendere in mano le redini della mia vita. E non sto per abbandonare YouTube, YouTube comprende le redini della mia vita. YouTube al momento è un hobby, come ben sapete, e che ha l'amore di un lavoro. Lavoro molto di più su YouTube ora, facendo un video al giorno, che quando lavoravo 12 ore come commesso. E questa è una frase che dovete mettervi in testa. Tanti YouTuber lo fanno per lavoro perché richiede il tempo di un lavoro, anche se ultimamente i soldi di un lavoro non li danno, perché come avete visto anche il canale The Show, mi dispiace che debbano comunque ricorrere a un Patreon, che è una cosa che uno YouTuber vi assicuro non vorrebbe mai fare. Ma se siete
farlo per continuare la produzione dei loro video, ma li posso capire. Diciamo che questa modalità con restrizioni di cui vi ho parlato nello scorso video, nello scorso vlog, ha un po' segato le gambe a tante persone. Per loro che fanno un video a settimana, il calo della monetizzazione era veramente grande. Hanno dovuto ricorrere, tra virgolette, a una richiesta, ovvero di una, diciamo, di un'offerta dei loro fan per continuare a produrre i loro video, perché comunque produrre un video sia di tempo che di costi di produzione costa. Quindi se volete passare dal loro canale, guardare il loro video ultimo, l'addio a YouTube, che poi in realtà non lo è, guardatelo e riflettete un po' anche voi su quello, non solo sul loro canale, riflettete un po' sulla situazione di uno YouTuber, perché la spiegano veramente veramente bene. Quello che volevo raggiungere con YouTube al momento era questo, diciamo, per me la mia vita perfetta sarebbe questa: mi alzo la mattina, registro un video o edito un video, ma non del giorno stesso, non voglio arrivare all'ultimo col pepe al culo per fare video, magari del giorno dopo, o se sono avanti anche di 2 giorni dopo. Poi verso le 10-11 andarmi ad allenare, perché allenarmi la mattina mi è molto più facile a livello di organizzazione per tutta la giornata. Poi riesco ad organizzare molto meglio tutti gli orari, nel caso io mi alleni la mattina, che ne so, dalle 11 alle 1, o un bel pranzo e registrare un altro video, o editarlo nel caso l'abbia registrato la mattina. In quel caso avere il pomeriggio libero e poterlo dedicare a quello che voglio, ovvero registrare ancora, oppure uscire con gli amici, oppure dedicare altro tempo a, diciamo, le email delle aziende, eccetera eccetera, tutte cose che contornano YouTube e quello che è praticamente il mio hobby barra lavoro, se lo vogliamo mettere così. La sera tornare o rimanere a casa e mangiare e continuare a fare lo che sto facendo, ovvero la sera più o meno editare, perché registrare è impossibile, ed andare a letto in maniera decente, o se voglio uscire la sera tardi. Questa sarebbe la mia giornata perfetta, ragazzi, e sinceramente vorrei riuscire ad arrivare al momento tale, appunto, che adesso, senza uno schema preciso, ogni piccolo contrattempo, ogni magari video che viene male devo rifare, ogni volta col mal di gola, qualsiasi cosa è veramente una cosa che ti asfissia, ti opprime, ti rende veramente instabile a livello mentale. E questo non è quel che vuoi, perché il caos genera caos, e avere nella mente del caos per una stronzata che genera poi altro caos, che genera altro caos, è veramente una cosa folle. Invece riuscire, diciamo, ad organizzare per bene la tua linea di vita, poi magari fare qualche deviazione, ma mantenere, diciamo, una stabilità, ti permette di non avere quel caos che genera caos, che genera caos, che ti intrippa la mente. Di conseguenza credo che questa mia fase di stop in questi giorni, per ragioni di salute in realtà, abbia fatto anche bene, ma ancora non sono arrivato, diciamo, ad avere questa stabilità. Quindi nei commenti scrivete hashtag sbusci stabilizzati, perché altrimenti non ce la facciamo. So che voi lo scriviate o meno cambierà un po', ma realmente in realtà il calore vostro fa più di quanto voi pensiate. Ma adesso arriviamo un po' alla parte culmine, diciamo, della settimana, ovvero tutta la mia instabilità, diciamo, fisica e sanitaria. Sono mancato per un motivo, non è che non mi andava di fare video. Molti hanno detto: ah, adesso è andata con restrizione, non vi paga più, quindi guarda caso non gli fai più adesso i video. In realtà è che, come avete visto anche dai video, non vi faccio vedere le foto perché, ragazzi, sostanzialmente fa schifo, non voglio farlo vedere. Avevo tutta la bocca piena di bolle bianche che ho dovuto scoppiare, perché sono una persona molto rudimentale, non sono di quelle che si mette lì con la cremina, no, stuzzica denti, bucate tutte, disinfettate e passate tutte. Ero impossibilitato a parlare finché non ho potuto curarmi tutte le bolle. Di conseguenza una settimana l'ho passata praticamente a non parlare, ma proprio non parlavo più di tanto, proprio in giro. Tornato da quella settimana, c'è stata un'altra mezza settimana in realtà, diciamo, di cura, in cui è uscito uno o due video, mi pare, che poi video non è che non sono usciti, sono usciti ma pochi. Poi dopo quella c'è stato un giorno o due di video, e poi il computer ha detto basta, mi sono rotto il cazzo, non voglio più funzionare. Si riavviava da solo, si spengeva, avevo BlueStack, non funzionava, e così via. Ho dovuto reinstallare BlueStack dopo 3 giorni di bizze, quindi in totale era passato 2 settimane. Vado a registrare Clash Royale, convinto che il giorno dopo debba uscire Clash Royale, non avevo altri piani. Lo vado a registrare e non mi fa loggare sul mio account. Prova, sfavato a 1000, non mi fa loggare sul mio account, ho perso l'account di Clash Royale. Reinstalla, riprova, ristabilisci, risistema, riattacca i tuoi vari collegamenti a Google Email. Niente, non c'è stato verso. Tuttora infatti non ho il mio account di Clash Royale, quindi altri 2 giorni sono andati, diciamo, per provare a riprendermi l'account. Però se risolvesse nel terzo, non c'è stato verso. È uscito un altro video, altro 2 video, e poi un altro problema. Sono andato un fine settimana su in campagna, ma c'era 40 gradi, avevo anche il golfino e a me fa caldo, lo sapete bene. Torno a Firenze, stavo benissimo, la sera dormo con la finestra e il ventilatore acceso. Quella sera no, ho detto li spengo e mi copro, non so perché. Mi sono alzato senza un fiato di voce, l'avete visto nelle Insta Story, ho passato il giorno intero così, sperando che il giorno dopo mi passasse. Il giorno dopo mi rialzo e mi rimanca la voce, ma rimamaiala. Tra l'altro il giorno dopo, se non sbaglio, è ieri,
Oggi mi alzo, come sentite ho ancora evidenti problemi alla voce, ma non troppi. E quindi ho deciso di registrare questo video sperando che poi domani posso iniziare la famosa serie positiva. Dovrò piano piano cercare la stabilità, perché questa stabilità che io cerco penso che la troverò solamente se vado un po' a tentoni, ovvero piano piano, passo passo. Ovvero dovrò iniziare con una dieta, perché sì, il mio fisico, ragazzi, magari non è un fisico esageratamente grasso e ha bisogno di diete ferree o di operazioni, però è una salute che mi manca, diciamo, è una cosa in meno nella mia salute. Però avevo un fisico non statuario, però stavo messo abbastanza bene facendo sport, la lotta e seguendo una dieta, per modo di dire, anche perché da quanto bruciavo a lotta non avevo bisogno di diete. Adesso invece no, ma questo non è solo per un fattore estetico, è più che altro per un fattore di salute. Devo riuscire a trovare una stabilità col sonno, ragazzi, e quello è un bel problema. Dovrò prendere varie medicine perché non riesco a dormire, non dormo. Dormo a tratti, cioè c'ho la giornata in cui dormo 18 ore e poi vi giuro non dormo per una settimana. Ma perché non, cioè, voi dite, beh, letto. No, non ci vado, ma non mi addormento. Il problema è che le medicine vanno un po' a ostacolare il fattore fisico. Poi devo trovare una programmazione seria e decisa, nel senso, adesso, siccome lo vedo parecchio come hobby YouTube, perché tutti dicono, no, tu dici lo vedi come hobby, ma lo vedi come lavoro. No, perché se lo avessi come lavoro, ma alzare la mattina direi, ok, 8 ore le dedico a YouTube, così non c'è cazzi. Per registrare e editare è capace, faccio 2 video al giorno easy, se non mi distraggo. Il problema è che non ce la faccio a non distrarmi, perché lo vedo più come un gioco che come un lavoro, e di conseguenza non ho questa stabilità nella mia programmazione. Ma dovrei riuscire a trovarla, quella. Dovrei riuscire a incastrare anche questo allenamento settimanale, più di uno magari, e qualche camminata magari per benessere, e piano piano devo riuscire a sistemare la mia vita. Ma tutto questo devo darlo anche a voi, perché la mia vita molto probabilmente si sarebbe desincronizzata uguale. Ma se adesso voglio fare questo passo di rientrare, diciamo, in questa linea di benessere, lo devo anche a voi, perché grazie a voi voglio una regolarità, perché voglio dare a voi quel che è una programmazione seria, perché per quanto veda YouTube come un gioco, per me un appuntamento settimanale, cioè giornaliero più che settimanale, è quello che voglio dare a voi. E voi direte, ma non sei obbligato? Lo so, ma quando io da piccolo tornavo a casa e sapevo che alle 2 c'era Dragon Ball e alle 2:30 c'era One Piece, io impazzivo dalla voglia di farlo, di vederlo, e mi davo quella spinta in più per dire, basta, adesso finalmente è il mezzogiorno, tra altre 2 ore di scuola torno a casa e mi guardo quello con mio babbo. E tornavo ed era un appuntamento fisso e non mancava mai. Gli appuntamenti fissi, ragazzi, ti rendono felici, e voglio che voi siate felici. Voglio che voi arrivate sul mio canale la sera alle 7, per dire, e sappiate che alle 3 è uscito un video, alle 4, alle 5, alle 2, ma sappiate che troverete il vostro video. Io quindi spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia chiarito molte idee in testa e l'abbia chiarito anche a me. Quindi un bel pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale e passate anche le mie storie che sono qua sotto in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Per questo video è tutto, ciao Nini!